E come anticipato ieri sera sui miei social, eccomi qui per dire la mia sul coronavirus. Allora, purtroppo, questo virus è arrivato in Lombardia e in Veneto. Ci sono stati due decessi. Uno in Lombardia e uno in Veneto, e quindi il governo e le amministrazioni locali hanno deciso giustamente di interrompere tutti gli eventi, tra cui anche manifestazioni sportive, in Lombardia e in Veneto. A parer mio è stata una decisione giusta perché bisogna preservare la salute degli italiani. Però, io mi sento di dire un però. Va bene che avete, come dire, bloccato queste manifestazioni in queste due regioni, però nelle ultime ore ci sono verificati anche dei casi in altre regioni. Quindi c'è stato, così come hanno detto nei telegiornali, c'è stato un caso anche a Torino, quindi in Piemonte. E quindi personalmente, bisognava bloccare tutte le manifestazioni di tutte le regioni. Non solo, cioè, in quelle dove c'è il problema, d'accordissimo, ma bisogna prevenire per tutto il paese, perché questo virus si sta diffondendo in maniera veloce, Quindi non è una cosa che è soltanto in quel posto. In quell'area, quindi in Lombardia, in quei comuni dove c'è questo focolare, quindi nel Basso Lodigiano, e nel Piacentino e in altre zone limitrofe, ma come anche in Veneto, quindi nel Padovano. Ma quindi ieri c'è stato anche un caso in Piemonte. Quindi, ok, hanno detto che quel caso del Piemonte è stato di importazione, perché si vede che questa persona era in Lombardia e quindi ha contratto il virus e spostandosi lo ha portato. Ma appunto per questo, cioè quante persone si spostano in giro per l'Italia, tante, cioè da nord a sud. Quindi questo virus, ok, è partito, cioè è arrivato qui al nord, ma potrebbe espandersi in maniera rapida o rapidissima in tutta l'Italia. Quindi poi anche lì il governo dice non bisogna fare allarmismo, è giusto, però secondo me un po' di allarmismo lo stanno facendo, perché ok, non bisogna creare panico tutto quanto, però non puoi neanche come dire bloccare la quotidianità delle persone. Lasciamo stare la zona ahimè dove c'è il problema, però le altre, cioè se non c'è un vero e proprio problema, perché bloccare? È questo che mi rende un po' perplesso, però ripeto. Hanno fatto bene, cioè,
prima la salute e poi tutto il resto. Però secondo me bisognava studiarla bene. Cosa? Non so, voi cosa ne pensate? Ditemi un po' la vostra. Mi auguro una buona giornata.